Secondo giorno, questa è la camera. Questo è Andrea che edita il video. Cioè devi anche rompere le scatole siccome tengo la camera. Sono tutta scombinata. Allora, vi racconto come è iniziata malissimo la nostra giornata. In realtà ve la racconto da ieri sera. Ecco anche Sofia, praticamente. Madonna, sono specchiatissime, la voglio prima toccare, la voglio toccare, aspettate. C'è luce. Ok, vi inizio a raccontare dove sono cominciate le nostre sfighe. È iniziato tutto ieri sera, eravamo in camera, in un'altra stanza, infatti quella che avete visto nel video prima, e si è rotto il riscaldamento. Benissimo, abbiamo dovuto traslocare di camera. Ovviamente siamo capitati in una camera che non era accessibile, perché tutto l'hotel aveva solo una camera accessibile. Vabbè, poco male, la stanza era comunque più grande, anche se il bagno era più piccolo. Sembra andare tutto bene, quando stamattina il mio cellulare, un Apple 12 Pro Max, che odio il fatto di averlo acquistato, perché io sono sempre stata fan di Android, mi sono lasciata fregare dal marketing, ho comprato Apple, credo che sia colpa di Emma Loru che lo elogio in ogni suo video, e quindi ho detto proviamoci, mai più. Avrà anche una bella qualità di video, ma per tutto il resto per me è un flop enorme. Quindi sì, odio Apple da un po', a meno che non arriverà Apple, non mi dirà. No, adesso sto anche odiando Emma Loru, sì, perché è colpa sua che ho comprato Apple. Detto ciò, morale proprio cimito, nel senso che dalle 6 di stamattina che proviamo ad accenderlo e non si accende più. Tra l'altro io odio che qua tutto si apre alle 10 e io sono svegliata alle 6 per colpa del jet lag e non posso andare a riparare il cellulare. Fine, vi portiamo in giro a breve. Ciao, sono arrabbiatissima. Allora, dopo essere stati tutta la mattina all'Apple Store, dalle praticamente 10.05 a quasi mezzogiorno e mezza, però il problema sembra risolto. Niente, hanno aggiornato il software, poi ho cliccato, invece di fare due tasti, ha fatto 3 più 1. E niente, con questa combo e aspettando pazientemente, non abbiamo perso niente, questo è l'importante, perché per me il cellulare si poteva buttare, anzi, ti dico che ero anche felice se era rotto, perché così avrei cambiato cellulare e non avrei mai più comprato un Apple. Detto ciò però, abbiamo recuperato tutto, questo era l'importante, perché sennò non avevamo i reel sul profilo di Instagram, che tra l'altro se qualcuno ancora non ci segue sul profilo di Instagram, cliccate qua, è una minaccia. Questo è il mio sguardo minaccioso. Detto quello, poi abbiamo camminato, abbiamo litigato perché non abbiamo capito tutti e due di cosa dovevamo andare a mangiare, ma poi grazie a Google abbiamo trovato Japanese Downtown, giusto? Japantown, che è un altro quartiere, perché San Francisco è diviso per quartieri, quindi abbiamo visto Chinatown, dove andiamo a Japantown e mangiamo il ramen. Tra l'altro mi sento un buffone perché sembra che ci veniamo a cercare i cinesi e i giapponesi in giro a San Francisco pur di stare con loro, perché appena siamo entrati qua era tutto più bello, più carino, ci sentiamo molto più a casa. E quindi oggi ramen, ieri ravioli, domani ovviamente. Ragazzi, vi sto cercando la carbonara, ieri siamo stati a Little Italy ma non era ora di pasti e quindi non l'ho cercata bene. Se non la dovessi trovare, ragazzi, torniamo a Little Italy e mi mangio ovviamente la carbonara di Little Italy a San Francisco perché è un must. Bene, mangiamo, siamo venuti a mangiare da ramen Yamadaya, ora andiamo ad assaggiare e vediamo com'è. Comunque io e Andrea non ci capiamo mai, io avevo detto che io non volevo il ramen e non mi ha preso il ramen. Tu mi avevi detto la cotoletta c'è anche nel ramen e quindi pensavo volessi il ramen con la cotoletta. Com'è? Buono. Allora, mangiamo. Allora, assaggiato con questo signorino. Allora direi maiale, insalatina, ramenello, salsina, quindi facile. Come lo aspettavo. Buono, secondo me c'è qualche cipolla nascosta, troppo, ma molto buono. Sì, puoi dormire. Puoi dormire se vuoi. Puoi dormire? Allora, da Japantown abbiamo fatto tutta Fillmore Street che va fino a nord. Ora siamo arrivati a un punto, secondo me, bellissimo panoramico, ma non riusciremo a far niente, mi sa, perché San Francisco è tutta sali scendi, ma per farvelo capire, penso che non ci sia punto migliore di questo. Cioè, è così ripido che alla fine hanno deciso di fare i gradini. Ve li faccio vedere, vedete? I gradini. Non so se si capisce con la camera, aspettate che mi giro un'altra inquadratura. Se mi dovessi mettere perpendicolare al pavimento...
Allora, immancabile ovviamente Golden Gate Bridge al tramonto. Ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo ancora trovare il punto panoramico perfetto. Però l'Uber si è rifiutato di portarci. Sì, è vero. Se volete vi porto, ma poi non c'è nessuno che vi viene a prendere. E quindi siamo fermati qua.